Via libera al verde. Spazio ai giovani. Il ricordo della libertà. Studenti uniti per l'Olona. Primi passi, primi successi. TG di Solbiate, edizione di aprile, ben ritrovati. Come tanti avranno avuto modo di notare, da alcune settimane in paese è in corso un'importante serie di interventi sulle aree verdi pubbliche. Dalla semplice pulizia allo sfoltimento fino alla preparazione del terreno in attesa di ospitare nuove piante. Sono diverse le aree interessate, grazie anche al prezioso contributo dei volontari della Protezione Civile e del gruppo Alpini. In compagnia dell'assessore Fiorella Cometti abbiamo fatto un giro per farci raccontare gli interventi e i progetti in corso. Cari concittadini, in questa giornata volevo parlare un attimo delle nostre attività che stiamo facendo per quanto riguarda il verde. Ho sentito qualche commento rispetto a dei tagli che abbiamo fatto recentemente e volevo un attimo far capire qual è lo spirito al di là del progetto. Questo video lo stiamo facendo proprio qui vicino al campo sportivo di Via Ortigara, perché qui abbiamo fatto uno degli ultimi interventi che ovviamente è ben lungi da essere terminato. Allora, bisogna sapere una cosa che è molto importante. Allora, tutti vorremmo riempire il nostro paesaggio pieno di piante, ma la verità è che prima di piantare le piante bisogna andare a vedere qual è lo stato del nostro territorio ed è il lavoro che stiamo facendo, devo dire, con molta attenzione e anche con una certa fatica in questi primi due anni. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo innanzitutto affidati a dei professionisti, quindi i nostri giardinieri sicuramente per primi e il nostro agronomo. Quindi quando dobbiamo andare a fare pulizia, che è la prima cosa che va fatta prima di pensare di andare a piantare, chiediamo sempre il loro parere, quindi escono e vanno a verificare lo stato di salute che hanno le nostre piante. In particolare in questo angolo di via Ortigara c'è stato descritto una situazione molto complicata, tutte piante molto vecchie, trascurate nel tempo, purtroppo la manutenzione se non viene fatta fa sì che i piccoli boschetti muoiano perché vengono soffocati oltretutto da quello che, dalla non pulizia che viene fatta. Io stessa che per anni sono passata di qua e bisogna passare a piedi non in macchina per rendersi conto, mi ero reso conto che tutto quest'angolo era pieno di immondizie, veniva buttato qualsiasi cosa, cresceva di tutto e in realtà non veniva mai fatto nessun tipo di pulizia e di manutenzione fatta a fondo. L'intervento che stiamo facendo, che abbiamo iniziato a fare in questo angolino, che mi piacerebbe veramente che divenga un angolino nel quale la gente possa poi passeggiare e anche fermarsi con piacere, è quello innanzitutto di fare questa profonda pulizia, che ovviamente non è ancora terminata perché tutte queste piante oramai marcite che vedete a terra andranno poi tutte eliminate. Il nostro agronomo ci ha dato anche un'idea che secondo me è interessante. Non andiamo a piantare piante che poi, quando comunque finiranno il loro ciclo di vita, perché ricordiamoci che le piante non sono eterne, diventino poi piante che fanno reddito. Quindi se noi mettiamo delle piante che hanno un fusto di valore, un domani, tra 20 e 30 anni, quando si tratterà di fare a loro volta il taglio, il comune potrà comunque avere un reddito da questo legname, mentre oggi praticamente viene portato via e quasi dobbiamo pagare noi perché venga portato via. Questo è un altro punto sul quale abbiamo lavorato con l'agronomo. E la terza cosa è innanzitutto piantare delle piante che siano autoctone, quindi che siano lombarde, perché è molto facile, anche a me piacerebbe mettere i pini della Val Gardena, ma i pini della Val Gardena qua non c'entrano nulla, bisogna mettere piante che abbiano un senso nel nostro territorio. Quindi abbiamo pensato che in quest'area possono andare bene noci o castagni. Adesso stiamo vedendo quali sono le piante che possiamo avere più velocemente, ma tenete conto che fino al prossimo autunno non potremo avere questa tipologia di piante, perché le piante non si possono piantare in qualsiasi momento dell'anno, bisogna andare col ciclo naturale, e dall'altra parte anche i florovivaisti a loro volta hanno bisogno che crescano queste piante per poterle vendere. Quello che faremo nel frattempo, faremo un'opera ulteriore di pulizia e creeremo questo sentiero, chiamiamolo, io l'ho chiamato il sentiero dei castagni o sentiero dei noci, come vogliamo noi, ma effettivamente un angolo che venga riqualificato, perché l'interesse che abbiamo come amministrazione è proprio riqualificare ogni angolo verde. Ci vuole del tempo, tutti vorremmo tolgo e pianto, ma con il verde non funziona così, ma nemmeno nel nostro giardino funziona così, dobbiamo aspettare quello che è il ciclo naturale della natura. Quindi abbiate fiducia e vedrete che per il prossimo autunno avremo qua un angolo degno
degno di quello che deve essere. Continuiamo il nostro viaggio nelle aree verdi nelle quali abbiamo fatto delle attività. Quella, cane di passaggio. Come vedete alle mie spalle c'è l'area, quella a fianco del cimitero, dove abbiamo fatto un grandissimo lavoro di pulizia. C'era veramente di tutto in quest'area, è stata un po' anche una sorpresa. Oltre alla pulizia, cosa abbiamo trovato? Il boschetto che era là in fondo, che era fatto di robinie, era praticamente completamente bruciato, era morto nel tempo, quindi non esistevano più in realtà le piante, c'erano solamente piante secche. Abbiamo dovuto eliminarle tutte, come avete visto, sempre facendo pulizia, con la logica delle cose che ho detto prima, e poi abbiamo invece in questo caso già ripiantumato. Adesso vedete qualche pianta e in più vedete tutti quei bastoncini di legno. Ogni paletto corrisponde a un albero. Ovviamente qua ci sono alberi più grandi, là abbiamo fatto invece una piantumazione di tipo diverso, là verranno messe anche le 50 piante che ci ha regalato la forestale e quindi riusciremo col tempo a ricostituire un nuovo bosco. E secondo me quest'area comincia ad avere un aspetto diverso rispetto a quello che c'era prima. Teniamo conto che qui è anche un ingresso verso Solbiate, per cui è anche un po' una carta da visita quando entra la gente ed arriva sulla rotonda. Quindi noi siamo orgogliosi comunque di questo lavoro che è stato fatto, che ha una valenza, a nostro parere. Buongiorno assessore, ma posso fare una domanda? Disturbo? Una cosa veloce. Ok, una cosa veloce, perfetto, ok. Certo. Mi dica. Ma avete previsto anche un'area cani? Allora, diciamo che questo è un argomento che ricorre, perché ovviamente io stessa ho dei cani a casa e ci sono molti cittadini che ne fanno richiesta. Fa parte del nostro programma e io credo che prossimamente sarà una delle altre opere che verranno realizzate. Purtroppo la tempistica in questo momento non gliela so dire, perché abbiamo diverse cose già schedulate e quindi quando la faremo comunque ne daremo conto alla cittadinanza. Qui abbiamo invece la necessità di completare quello che è la pulizia e anche la messa in sicurezza per quanto riguarda il fianco della valle. Cosa vuol dire messa in sicurezza? Abbiamo fatto uno studio geologico, dopo questo studio geologico abbiamo fatto intervenire sempre il nostro agronomo per renderci conto di che cosa effettivamente andrebbe fatto. Tutta quest'area che vedete un po' alla volta dovrà essere rimessa a posto, questo significa che andrà fatta un'opera di bonifica, probabilmente un terrazzamento, adesso stiamo facendo tutte le varie valutazioni anche di costi e della bontà degli interventi da fare, quindi non si tratta solo di disboscare e poi piantare delle piante. Qui purtroppo se dovesse venire un temporale importante potrebbe cedere questo fianco, per cui bisogna veramente pensare profondamente a una bonifica di tutto questo fianco. Perché è importante questo? Perché io vado alle riunioni del contratto di fiume, si è parlato proprio di questa manutenzione da fare di tutti i fianchi della valle, quindi non solamente Solbiate Olona. È vero che voi penserete ma questo fianco non arriva al fiume, ma credetemi che in caso di un disastro questo fianco può arrivare al fiume o il fiume può arrivare qua, per cui non dobbiamo mai dimenticarci che tutto ciò che è in alto può perfettamente essere inglobato con ciò che sta in basso. Quindi un'attenzione anche verso i fianchi io direi che oggi è diventata necessaria. Poi lo vedete, col cambiamento climatico purtroppo i fenomeni che vediamo sono sempre più violenti e più violenti sono, più si mettono in pericolo queste parti che sono estremamente delicate. Qualcuno può vedere quello che già Gorla Minore ha fatto qua di fronte, hanno fatto un'opera che è durata più di un anno e hanno terrazzato tutto e poi ripiantumato tutto, ma è un'opera costosa e lunga da fare. Comunque una parte di fondi sono già stati destinati e quindi questa parte tra un po' vedrete iniziare anche i lavori per il ripristino di questa parte della valle. Non voglio dimenticarmi dei cittadini che stanno lavorando per noi e a costo loro stanno praticamente mettendo a posto queste aiole spartitraffico, in questo caso che si trovano in via Vicenza, ma ce ne sono anche in via Novara che potete vedere. Piccoli gesti, ma gesti che per noi sono veramente molto apprezzabili. Invito tutti i cittadini a prendersi cura delle piccole aiole, dei piccoli spartitraffico che si possono trovare vicino a casa loro, perché questo comunque fa sempre ambiente, fa sempre più bello il nostro paese. Gli ultimi mesi hanno reso ancora più importante intervenire su una questione sempre aperta anche a Solbiate Olona. Molti ragazzi faticano a trovare spazi per quali trovarsi secondo le proprie necessità. Di conseguenza viene sempre più spesso a crearsi un conflitto tra l'uso improprio di spazi pubblici, con relativi danneggiamenti e le legittime necessità dei giovani. Abbiamo voluto affrontare l'argomento in prima battuta direttamente con l'amministrazione. Anche Solbiate da un anno a questa parte
accusa un problema diffuso a tutti. Come tenere occupati i giovani, come coinvolgerli, come rispondere alle loro esigenze. Nei giorni scorsi Pamela ha lanciato tramite i social network il problema. L'abbiamo invitata a discutere apertamente e grazie ad aver accettato l'invito. Come siamo messi a Solbiate su questo fronte? Allora, Solbiate, come avete visto dal post che ho fatto girare su Facebook, prima privatamente, ma in realtà poi in rappresentanza un po' di tutto quello che l'amministrazione vuole dire, abbiamo una situazione che credo sia diffusa ormai un po' in tutti i paesi della valle, ma anche in Italia in generale. Abbiamo delle fasce di ragazzi che non trovano in questo momento un posto dove stare, un posto dove aggregarsi in un modo però positivo, e quindi si appropriano di zone del territorio senza averne però cura. Scelgono in qualche modo un posto autonomamente, ma poi lo lasciano degradato. Quindi abbiamo vetri rotti, abbiamo rifiuti, abbiamo scritte sui muri. E questo va a danno della comunità, ma dei ragazzi stessi. Perché questi ragazzi hanno bisogno, noi lo capiamo, uno spazio, una modalità di ritrovarsi e di vivere insieme. Ma devono capire che va fatto in un modo positivo, devono capire che lo devono fare per se stessi e per la loro comunità di giovani, in un modo costruttivo. Proprio per questo noi abbiamo proposto la Commissione Comunale Giovani e lancio qui l'appello a questi ragazzi: contattate i ragazzi del gruppo Commissione Giovani, il presidente Andrea Pizzolante, contattate Emanuele Ghioldi, che è il rappresentante di questo gruppo a livello amministrativo, piuttosto che l'assessore Stefano Catone. Di loro trovate i riferimenti sul sito del comune, mentre Andrea Pizzolante penso che lo conosciate, o comunque chiedete a noi e vi daremo tutti i riferimenti. Perché? Perché se voi fate gruppo, se voi diventate una squadra, voi potete chiedere, e se chiedete il comune e l'amministrazione sono assolutamente disponibili a venirvi incontro e a trovare qualcosa che vada bene per voi, qualcosa di cui voi però dovete avere cura per voi stessi. Perché volete essere grandi, volete essere considerati grandi, dovete comportarvi da grandi. Okay, quindi, okay, l'importante è che ci sia naturalmente la disponibilità. Questi giovani hanno bisogno prima di tutto su un posto, e la disponibilità mi sembra di aver capito che c'è. Cosa chiedete però in cambio? Innanzitutto un posto deve essere un posto adatto alle loro esigenze, giusto? Sì, il posto si può concordare con loro nei limiti di ciò che è disponibile come edifici comunali piuttosto che spazi comunali. Anche più posti, perché hanno detto che devono stare tutti. Assolutamente, tendenzialmente si suddividono un po' per fasce di età, sì. I ragazzi, quindi abbiamo la fascia delle medie e poi la fascia delle scuole superiori tendenzialmente, perché poi i più grandi si spostano, sì, altrove. Quindi sicuramente l'individuazione degli spazi deve essere fatta insieme, perché deve essere poi uno spazio che loro vorranno e dovranno vivere. Quello che noi gli chiederemo è di impegnarsi a voler bene a questo spazio, a costruire qualcosa di positivo in questo spazio, che può essere banalmente, come dicevo nel mio post, dipingete i vostri sogni sui muri, ma dipingete non facendo degli scarabocchi e degli obrobri, qualcosa che dica di voi chi siete, ma in modo positivo. Perfetto, il messaggio mi sembra chiarissimo. Se qualcuno vuole venire a contribuire o a fornire un altro punto di vista, noi siamo naturalmente disponibili. Anche quest'anno la celebrazione per il 25 aprile si sono dovute tenere in forma ridotta. Con la massima attenzione alla sicurezza, l'amministrazione comunale non ha comunque voluto rinunciare e celebrare a dovere questo momento importante nella storia d'Italia. Appena tornati a scuola, gli alunni della terza A, della scuola primaria, non hanno perso tempo per mettersi al lavoro. Nei primi giorni un'attenzione particolare è stata dedicata all'Olona, per richiamare l'attenzione sullo stato di salute e raccogliendo un video la propria visione del fiume per i prossimi anni. Pubblicato anche su YouTube il messaggio dal titolo «La valle è il fiume che vorremmo», raccogliendo l'invito rivolto al contratto di fiume al quale è già stato trasmesso. Nella nostra valle ci piacerebbe avere un fiume senza schiuma, con acque limpide e non inquinata, dove sia possibile fare un bel bagno rinfrescante. Un fiume dove possiamo osservare tanti pesci colorati, dove gli animali possano dissetarsi senza correre alcun rischio,
dove possiamo praticare sport, anche con barche decorate e colorate. Nella nostra valle ci piacerebbe che gli animali selvatici possano vivere in sicurezza e i nostri amici a quattro zampe possano giocare in apposite aree ai cani, in modo da rispettarne anche chi ne ha paura. Che ci fossero dei punti di osservazione per poter apprezzare il nostro bellissimo fiume. Sarebbe molto bello far merenda con i nostri genitori in aree picnic e poter bere delle dissetanti limonate lungo il corso del fiume. Vorremmo che fossero più bidoni per la raccolta differenziata, dei cartelli di divieto contro l'abbandono dei rifiuti, delle telecamere di sicurezza per controllare chi inquina la nostra valle. Vorremmo anche che le aziende non scaricassero i loro rifiuti chimici nel fiume. Non buttate i rifiuti per terra! La natura è un bene essenziale e comune. Basta solo un po' di buona volontà da parte di tutti. Per tornare a vivere un fiume come raccontano i nostri nonni. Per la cronaca non c'è altro. È ora un piacere riaccogliere Lucio in perfetta forma per le ultime notizie dello sport. Grazie Giuse. La 18enne Elisa Perego è stata premiata per meriti sportivi dal CONI dopo aver conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani femminili di pugilato disputati a Roseto degli Abruzzi. La giovane solbiatese gareggia per il Francis Boxing Team di Rho. Giovanna Rugora si è aggiudicata la maglia di campionessa provinciale di mountain bike nella categoria esordienti donne secondo anno. Nonostante tutte le difficoltà del momento, gli atleti della Solbiatese Nuoto non hanno mai smesso di allenarsi, impegnarsi e migliorare, e pertanto sembra corretto tornare a raccontare ciò che ci riesce meglio e dare un po' di normalità a questo periodo. Nell'impianto di Sesto Calende si è svolta la seconda manifestazione provinciale esordienti, dove i nostri giovanissimi atleti, con tantissima grinta, determinazione e mostrando notevoli miglioramenti tecnici, hanno ottenuto stupende prestazioni. Sono ripresi anche gli incontri di volley, con buone prestazioni della Under 17 femminile e della squadra maschile impegnata nella Coppa Italia di Serie D. Tutte le partite sono trasmesse in diretta web e le potete ritrovare sulla pagina Facebook della società Pantarei. Solbiate Olona vanta uno dei commissari di gara più bravi e simpatici d'Italia, Franco Zitto, tanto che i colleghi stranieri lo hanno scelto come uomo di copertina per il manuale per la sicurezza delle gare di automobilismo. Con questo è tutto per lo sport, ridò la linea a Giussi. Grazie Lucio. E per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo la prossima edizione.